Oggi venerdì 13. Bene. Benissimo, sai cosa Mirko? Benissimo, un trionfo, ma va sempre bene se con noi ci sono Alessio Nardo e Riccardo Cotumaccio. Ragazzi, buongiorno! Di Valentina, Alessio! Donna, che ritardo buongiorno, che c'è. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, bentrovati, buongiorno. Buongiorno ragazzi, che belli che siete, sempre immaginificamente a casa, tutti belli sbracati col pigiama. Senti, comunque una di queste mattine facciamo tipo un collage, mandate delle foto da casa e poi vediamo, facciamo un collagino da mettere per i nostri ascoltatori. Anche stamattina potremmo farlo sulla nostra pagina Facebook. Non so quanto convenga ai nostri ascoltatori vederci in queste condizioni, però ci sono in condizioni pietose, quindi non so se veramente quanto convenga, però se vogliamo, sì. No? Non avevamo se vogliamo creare dei problemi ulteriori alla gente, già dai. Parecchi, già i cittadini sono sottoposti a una situazione drammatica, poi farvi vedere anche Nardo con un maccio in pigiama. Trovi che non sia il caso? Vabbè, però che noia ragazzi, era per passare un po' il tempo. Sì, non so Alessio, ma io personalmente sono crollato senza neanche rendermene conto. Fortunatamente stamattina sono vispo. Non so se Alessio è in condizioni altrettanto tremende, ma la situazione qua è grave. Quindi non va bene. Mi sono addormentato più o meno verso l'una e mezza, quindi più o meno come al solito, d'altronde. Sì, esatto. Però solamente... dai, sono abbastanza bene stamattina, mi sento positivo stamattina, mi sento nel senso positivo, nel senso mi sento ottimista, ecco, attenzione. E quindi cerco di guardare al futuro e soprattutto alla giornata odierna con relativa gioia, con relativo gaudio, con relativo gaudio. Cioè, mai sentito Alessio così. È dovuto uscire da questo studio per essere contento, Alessio Nardo. Comunque parliamo di questo fatto. Da quando non vedo più Cotumaccio, il mio stato d'animo è migliorato, ecco, sicuramente questo. Va bene, quindi vabbè, allora sono fiero di contribuire a questo. Perfetto, va bene, bellissimo. Anche la tua rete internet è molto fiera di essere in collegamento con noi, Cotumaccio, comunque stupenda. Però va bene, riusciamo comunque a sentire quello che tu ci dici. Comunque ragazzi, questa mattina ho fatto un piccolo collagino che adesso trovate già su Facebook, sulla pagina di Teleradio Stereo, e sto mettendo anche su Twitter, poi penseremo anche alle nostre pagine più o meno private, più o meno leggere, visto che là riusciamo sempre a scherzare. Ecco, perfetto, una foto così potresti farti un video. La gallina. Ma perché aspettate tutto questo tempo per rispondere? Fatemi capire, è l'internet o siete voi che state ancora a dormire? Per capire. No, io ho paura di intervenire, visto che mi segnali un ritardo, quindi a questo punto è la parola al maestro. No, in realtà più che ritardo è che ogni tanto gnazzica la voce, però vabbè, è anche un retrogusto metallico che tutto sommato, poi vi farei vedere il mio di internet come va. Guarda, stamattina adesso è un fatto cosmico proprio, una rovina praticamente. Come ieri stavate lì a bullizzare i miei collegamenti, il mio microfono, la mia tecnologia, e oggi quelli gnazzicanti siete voi. Che il tuo microfono faccia schifo è un dato di fatto, cioè non è che dobbiamo bullizzare. Intanto mi sentite in maniera abbastanza pulita o no? Sì, pulito sì. Lontano ma pulito. A distanza, beh, col momento secondo me ci sta. Poi fondamentalmente, no? Io ho il microfono in bocca praticamente. Non so dove altro metterlo. No, è Alessio, che appena potrei uscire da casa dovrei comprarne uno nuovo, che è diverso. Non è che devi metterlo da un'altra parte, ecco. Ma non si può perché siamo in quarantena, capito? E infatti sarà fatto. Comunque i negozi di elettronica sono aperti, vi do la notizia, che sono importanti anche per lavorare da casa. Poi, pensa. Sì, però se provi a raggiungerli ti arrestano. Non è vero, perché dici che per lavoro ti serve un microfono nuovo, se no non puoi fare smart working. Pensa. Non è che potete fare come pare, quando si può, se può. Guarda che pigri che siete, veramente, siete proprio incorreggibili. Ma quello che non sai, maestro, è che esistono nel millennio anche le consegne a casa, quindi può ordinarlo alle brutte, se lo fa consegnare. Tra l'altro io so che molti si stanno a sfornare pizza, cioè ordinano solamente cose grasse. Ragazzi, farete una fine terribile. Tu sei uno di quelli, Riccardo, raccontaci questa deriva che sta prendendo la tua vita in questi giorni. Guarda, Valentina, ieri abbiamo optato per una buona pizza romana, perché ormai in questi giorni bisogna concedersi degli sfizi culinari molto importanti, sì. e sono già più 8 kg rispetto a una settimana fa, e questo è il dramma della quarantena che stiamo vivendo, perché si può fare grossa attività fisica in casa, non si può correre. Tu che sei molto fitness girl, ragazzi, dammi qualche consiglio. Ci sono dei WOD da fare a casa estremamente efficaci, che alzano un sacco i battiti e fanno dimagrire, ma voi non volete fare niente, questo è il discorso. Ci sono un sacco di tutorial, tra l'altro
tu che sei pratico con l'internet, sei uno che sta sempre lì a smanettare, ci sono anche tantissimi personal trainer, ma anche insomma ragazzi, no, che si interessano eccetera, su tanti profili che fanno proprio delle dirette con tutta una sessione di allenamento per allenarsi insieme. Quindi se uno vuole, in realtà a casa fa un sacco di cose, capisco, e qua vengo a te, che non sia esattamente motivante, ecco, a me mi rompe un po' le scatole sto fatto di casa, infatti vorrei andare alla villa, cosa che ancora presumo si possa fare in solitudine a 1000 metri di distanza, o forse no, ora devo informarmi, non mi sono azzardata per non essere arrestata, ecco. Tu prima parlavi di contenuti anche per la nostra pagina, ti prometto che in giornata seguirò un WOD online, mi riprenderò e lo caricherò per la gioia di tutti i nostri ascoltatori sulla nostra pagina. Bravo, io bravo. Non ho capito, però comunque mi fido di Cotumaccio. Alessio, si posso... anche io faccio attività fisica, io sono sdraiato sul divano praticamente, sì. Di tanto in tanto distendo il braccio con il telecomando in mano e cambio canale, poi lo ritiro e poi lo ridistendo e poi lo ritiro, hai capito? Cioè, ha quindi capito. È un'attività fisica. Certo, solo il braccio, cioè le gambe è troppa roba. No, le gambe, cioè, non è che posso fare tutte e due le cose, no, cioè, o le gambe o le braccia. Certo, perché te la non fase... è cambiato nulla rispetto a... No, beh, la fase neurovegetativa d'Alessio è sempre stata un po' compromessa, insomma, questo lo sappiamo tutti, le gambe e braccia insieme non si può, no? Ma lei dice consegna a domicilio. Sì. Ma io ieri ho telefonato, ha capito? A chi? Per farmi portare questo pomodoro. Pomodoro, certo. Questa applicazione per telefonare meglio, capito? Ma quale applicazione? Quello. Cosa dice? Le hanno portato qualcosa? Niente. Niente. Sono ancora in attesa perché l'omino che dovevano portare questo pomodoro è stato arrestato, no? Per strada, dalle guardie, capito? Ma una finaccia proprio? Perché non aveva questa autocertificazione. Fatto a fine Pulvirenti, in macello. Lo so. Io ho una domanda per il maestro. Prego. Ma l'hanno divisa da Salvatore in questo momento. Dov'è Salvatore? Ma infatti sì, dove sta? Salvatore in questo momento si trova a casa della vicina Franca. Ma è tornata la signora Franca? La signora Franca è tornata, però ovviamente è barricata dentro casa sua e io anche, quindi ho avuto solo dei contatti telefonici, ci mancherebbe altro. Alessio, racconta la verità sulla signora Franca, che è stata bloccata da 8 volanti della polizia, 4 elicotteri, scortata dentro casa con almeno 8 scorte. E anche l'ergastolo da ieri, la signora Franca, perché si è azzardata a tornare da Milano a Roma. Poi ti aveva informato, era tutta contenta di informarti che tornava, la salutiamo la signora Franca. Era contentissima, sto tornando da Milano, io che bello! che gioia Franca, cara! Dio. Chiaramente è consapevole del momento, è consapevole della situazione, quindi è a casa, diciamo barricata, ma noi la salutiamo, qui veramente a pochissimi metri da noi, quindi da me più che altro, quindi la salutiamo. L'importante è che sia separata da corpose resistenti mura e da porte invalicabili, ecco questo poi. Assolutamente no? Sì, su questo possiamo essere tranquilli. Ecco, sì. Non ce ne vorrà Franca. Non ti saluto. Molto bene, vabbè, manca non salutarla però, mo di so, non è carino. Enzo, voi, su, sei sì, simpatico un pochino, a distanza si può essere anche simpatici, non è che bisogna diventare antipatici per forza, non è quello che ferma il virus. Sì, cosa? È talmente bene questa diretta da casa che potremmo estenderla per i prossimi 2 anni, cioè io lo faccio sul divano praticamente, tetto di studio. Io che tu ci avresti preso gusto non avevo quasi dubbi, guarda, sono sincera, ma proprio per niente. No, a me mancano gli abbracci mattutini, quindi appena si potranno nuovamente dare, perché al momento anche se foste qui non potrei abbracciarvi, vorrei che avervi in studio, almeno a fasi alterne, potreste mettervi d'accordo al limite per una settimana per uno. Una settimana per uno a casa. Di Alessio, quelli di Alessio immagino, Valentina, ti abbracci di Alessio pieni di affetto. Ma Alessio guarda, non ti abbraccia tutti i giorni, ma quando ti abbraccia ti riempie di affetto, però ti stritola pure un po', a me mi strizza tutta, però strizza. Sì, tu invece sei tu il tutto, è proprio il buongiorno che manca, perché è un classico, e te ci guardiamo e ci abbracciamo anche senza dire niente. Quindi tante abitudini. Dicendo tutto a poster. No, perché tutto a poster? No. Stavi dicendo il tutti. No, è il tutti, stavo dicendo il tutti i giorni, però il tutti i giorni poi non è italiano e quindi ho corretto. Questo è, mi stavo dicendo, tu sei il tutti i giorni, che vuol dire? Nuovo titolo, cioè non vuol dire niente. Vabbè, benissimo. Comunque, sì, segnalaci. Sì, no,
un piccolo particolare, specialmente nei confronti del maestro. Io sto esattamente come Max Tortora imitava Alberto Sordi. Io ho la copertina dello stesso colore. Sì, sto su questa sedia con questa sorta di coperta quadri che mi copre le gambe. Questo per segnalarvi la mia situazione. Ma adesso basta, andiamo alle notizie. No, con i 27 anni sei nato nel periodo della tecnologia. Ti si sente peggio di mia nonna Peppina. Peppina, ecco. Capito? Anche Enzema una peppina. No, ricordiamo che in questi giorni noi stiamo ascoltando anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo, personaggi famosi, no, che intervengono per sensibilizzare un po' gli ascoltatori sulla situazione, no, invitano gli ascoltatori a restare a casa, giustamente. Ecco, abbiamo un grandissimo ospite questa mattina, sì, che interviene nel nostro spazio per sensibilizzare la gente all'ascolto. Luca Giurato, buongiorno. Buongiorno, buonanotte a tutti, è una cosa straordinaria. Io do soprattutto il buongiorno a chi ha scelto deliberatamente di restare fuori casa. Bravi, fate questo, continuate a farlo. No, Luca, no, non è così, però un messaggio fuorviante questo. Attenzione, mai come in questo momento è importante limitare il contagio stando fuori dai vostri domicili. Ecco, state per strada. Perché è una cosa bellissima godersi il tempo, godersi il sole, è una cosa favolosa. No, allora Luca, Verdoni, ci sentiremo tra qualche anno forse, in collegamento. Grazie, arrivederci. Ragazzi, questo è un dramma comunque. Mi permetto di lanciare soltanto l'ultimo hashtag. Grazie alla segnalazione del mio collega Alessio Pardo, andrà tutto a casa, restate bene. È una cosa straordinaria. Grazie a tutti. Salutiamo Luca Giurato e chiedo scusa agli ascoltatori. Grazie. Ecco, io non so però, perché tu hai deciso di invitarlo, ecco, però vabbè, non è stato un gran guizzo, Alessio, ti dico la verità. Beh, vabbè, anche perché non ha proprio le idee chiare. Comunque vi faccio. Chiamato io ieri, ho messo in contatto telefonico, speravo che poteva essere collegamento per sensibilizzare, e invece no. Beh, benissimo, benissimo. Beh, ragazzi, poi tutti quanti vogliamo interpellarli? No, eccolo. Non so quanto Juric. Vabbè. No, ragazzi, partito, la domanda Liverani è: ma Liverani si starà cibando? A lui porteranno le consegne a casa? Buongiorno a tutti. Buongiorno Fabio. Io sono molto soddisfatto di questa situazione, anche perché avevamo già previsto tutto da almeno 3 mesi. Da te che abbiamo fatto la scorta straordinaria, ho fatto portare a casa 450 tonnellate di supplì a tutti i gusti, quindi è stata una cosa meravigliosa. Insomma, sto qui e ho da mangiare per le prossime 7 settimane. Bene, molto bene, no? Io non lo so, ma ti dico, tutte queste a noi ci fanno entrare una alla volta. No, scusi Fabio, a noi ci fanno entrare una alla volta. Neanche possiamo prendere tutta sta roba perché poi è impossibile. Lei ha le scorte per settimane. Come funziona? È raccomandato? Io questa scorta l'ho fatta esattamente il 22 di novembre. Già sapevo tutto e quindi non ho voluto dire niente a nessuno. Ma perché come? Quando si parla di lotta per la sopravvivenza bisogna guardare il proprio orticello, diciamo. Ma non è come, ragazzi, ma ci fosse uno che ne manda un messaggio giusto stamattina. Ma io ovviamente vi ripudio come ospiti di questa trasmissione, non si può fare. Comunque vorrei anche ricordare che la mia casa è abbastanza spaziosa, c'ho 4 maiali vivi, quindi posso diciamo avere del cibo fino almeno a Natale, quindi ringrazio tutti gli ascoltatori per questo momento di solidarietà. C'hai maiali? Vabbè, io ragazzi su questo credo che potremmo anche no lasciar perdere i nostri ospiti. Buona giornata a tutti. Volevo mandare un grandissimo invito. Sì, a chi? A Babbagara, alla Padula, a Pedriscione, a Maier. Uscite di casa. No, andate, allora. No. Fuori di casa, levate le proprie a casa. Assolutamente no, restate a casa, ragazzi, che qua già il contagio in realtà si sta espandendo anche a tanti personaggi noti, e questo chiaramente avendo anche un po' una vita con un sacco di persone intorno ogni giorno per un sacco di motivi, per esempio gli sportivi che hanno tutto un team, no, di persone intorno, ecco, fa salire veramente il numero poi del rischio. Sentiamo anche il punto di Costanzo, che insomma è sempre stato un personaggio autorevole, ragazzi, nel giornalismo. Maurizio. Buongiorno a tutti, un piacere anche stamattina essere parte integrante di questo straordinario spazio radiofonico condotto da Maria,
Mania, buongiorno. Di voler ospitare Costanzo qua. Non lo so, ma Maria non c'entra niente, Costanzo. Volevamo parlare della situazione attuale nel mondo. Lasci per Maria dorme. Ieri ha fatto la festa con le altre amiche. Lasci perdere. Ecco, c'è adesso. C'è un piccolo problema di carattere, diciamo, tecnico. Tecnico, non c'è una Maria badante. Costanzo ha 120 anni, avrà una badante, no? Chiama Maria. Maria dovrebbe essere in quarantena con me, in teoria. Ma non si fa vedere a casa da 4 giorni. Ecco. Vorrei sapere, Maria, dove andava in quarantena? E mi sa che la quarantena è fatta con altro. Costanzo, non si faccia troppe domande, lasci perdere. Poi la chiamiamo. Chiamiamo la Sciarelli, per favore. La Sciarelli ci risponde a quest'ora? Forse no, forse è l'unica seria di tutta questa gente, quindi non ci risponderà. Però la segnaleremo a chi l'ha visto. Ecco. Per fortuna, nonostante l'assenza di Maria, nonostante anche la mia età avanzata, ricordiamo 142 anni compiuti da poco, posso vantare uno stato di salute eccezionale. Non mi sono mai sentito così. No. Ragazzi, se qua è un disastro, comunque. Ormai è una canzone l'ultimo rantolo di Costanzo, Vale. Io non so se continuerei a chiamarlo in diretta, che qua le condizioni sembrano sempre peggiori. No, ma infatti forse è meglio lasciarlo stare, in realtà, lasciarlo un po' a se stesso. Sembra brutto da dire, però ragazzi, no, ecco, non va esattamente benissimo. Bene, finita la panoramica dei nostri ospiti, devo dire molto utili e con messaggi molto sani da mandare al mondo, è tutto molto bello. Intanto volevo così lanciarvi la notizia che Macron, ecco, bonjour, dal presidente, ha chiuso scuole, anzi chiuderà, perché il subito non esiste, si può aspettare, chiuderà scuole e atenei da lunedì. La campanella sta suonando da quelle parti, Più che altro ha detto ce lo aspettavamo e sapevamo che sarebbe stato grave. Sì, allora perché aspettare oggi per questa decisione? Mannaggia. Poi anche dopo, no, i famosi festeggiamenti dei tifosi del Paris Saint Germain al di fuori dello stadio, cosa che io avrei ritenuto illegale. Però vabbè, l'importante è che si sia svegliato. Ho letto stamattina, Vale, che anche in Spagna stanno finalmente prendendo iniziative simili. Credo che l'Europa si stia veramente alzando un attimo e abbia capito che la situazione è più grave del previsto, perché anche Macron giustamente ne abbia parlato e abbia preso questa scelta è molto importante. Sì, vi faccio una piccola panoramica tornando seri, appunto per quanto riguarda la Francia, Macron ha deciso di chiudere scuole e atenei da lunedì, la Merkel ha constatato il salire dei numeri dei contagi e quindi ha detto di fare attenzione, ha vietato i contatti tra virgolette, ora non so poi con quali specifiche che magari andremo ad approfondire. Nel Belgio sono state chiuse scuole e ristoranti, tra l'altro io ho un sacco di amici che lavorano lì, sono barricati dentro casa. In Slovacchia 7 casi scuole chiuse, il dato positivo arriva dalla Cina che è stata la prima super colpita da tutto questo, che sta facendo rientrare decisamente l'allarme, infatti ci sono stati solamente 8 nuovi casi in un giorno, che in tutta la Cina sono pochi rispetto a tutti i numeri invece allucinanti che c'erano fino a pochi giorni fa. È stata trovata positiva la moglie del premier canadese, è stato interrotto anche, anzi non si correrà, ne parleremo anche in corso di mattinata, il Gran Premio di Formula 1 dopo il caso McLaren, quindi a Melbourne non si corre, non so se serviva questo per fermare tutto, evidentemente no, infatti c'è tutta poi una querela di polemiche su questo fatto. Questa è un po' la panoramica al momento in Europa e per un paio di dati sportivi, oltre a tutto il caos tra virgolette creato da Rugani, non che lui abbia creato un caos, poverino, insomma, ecco, però questo contagio chiaramente ha fermato, ha bloccato tantissima gente in casa Juventus e ha aperto tutto un bug di discussioni da portare avanti qui in Italia. Ieri poi è uscita pure la notizia di Gabbiadini nel pomeriggio, quindi insomma cominciamo, no, ad allargarci in maniera seria anche per quanto riguarda poi il nostro argomento principale. Chiaramente i sportivi sono uomini e quanto uomini sono attaccabili come noi. Vale, quando pochi giorni fa, 2 giorni fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha diciamo classificato il coronavirus come pandemia, anche dichiarato, siamo allarmati per l'inazione di alcuni governi. Certo. Ovviamente non si riferivano al nostro, che devo dire da questo punto di vista sta cercando di prendere dei provvedimenti sempre più seri, dei provvedimenti che ovviamente vanno a stravolgere la vita della gente, ma in questo momento bisogna pensare all'emergenza, e credo che tutto sommato sia stato tempestivo l'intervento del governo con questi provvedimenti. Poi non so se ce ne saranno altri nei prossimi giorni, mi auguro di no, mi auguro che i numeri possano dare dei segnali di miglioramento, e quindi spero che non ci sia bisogno di ulteriori restrizioni, ma non possiamo escludere nulla in questo momento. Noi vediamo che nel resto del mondo
limitiamoci in questo caso al continente europeo, qualcuno ancora non si è accorto della gravità della situazione, perché ieri abbiamo visto per esempio ancora delle partite di calcio, sì, ieri si sono giocate delle partite di Europa League, e addirittura in Scozia a porte aperte, Rangers Bayer Leverkusen si è giocato a porte aperte, mentre le altre gare, alcune altre gare sono giocate a porte chiuse. In Inghilterra ancora si sta valutando l'ipotesi di proseguire con la Premier League, quando c'è un allenatore, Arteta, sì, dell'Arsenal, che è stato trovato positivo. Sono tre giocatori dell'Leicester che per bocca del tecnico Rodgers hanno, accusano i sintomi del coronavirus, e ancora si sta pensando di portare avanti il campionato. Ancora c'è qualcuno che non ha capito che in questo momento lo sport, tutto lo sport deve essere fermato, tutto. Si è fermata l'NBA, si è fermato il nostro campionato, e piano piano, per forza di cose, dovranno essere fermate anche le altre competizioni. Io spero che la UEFA possa rinviare l'Europeo in questo momento, quantomeno possa tenerlo in stand by, e possa soprattutto rinviare e sospendere Champions League e Europa League, perché in questo momento non ha senso. In questo momento non ha senso portare avanti delle competizioni virtuali. In questo momento bisogna prendere delle decisioni nette, dei provvedimenti estremamente netti, come sta facendo l'Italia. Perché non è che questo non è un problema che riguarda soltanto il nostro paese, è un problema che riguarda tutto il mondo. Questo è un virus che deve essere debellato in ogni angolo del mondo. È l'unico modo affinché questo accada, è che tutti quanti, tutto il mondo faccia le stesse cose. Quindi tutto il mondo deve stare a casa, non soltanto l'Italia. Io spero che l'Italia possa fare come è accaduto in Cina, no? Possa riuscire nell'arco di poche settimane, grazie all'applicazione e al buon senso di tutti i cittadini, possa riuscire a superare questa emergenza. Ma è un'emergenza che va superata in tutto il mondo, altrimenti ha poco senso, altrimenti potrebbe tornare anche da noi. Quindi dobbiamo stare veramente attenti anche a quello che succede oltre i nostri confini. Ieri avete letto il monito anche di Mattarella, eh? Mattarella gamba tesa, in tutti i sensi, sì. Vale Alessio, su per quanto riguarda l'Europa, ha detto l'Italia sta attraversando una condizione difficile, in questo momento sì, l'Unione sì. Europea deve solidarizzare con l'Italia e non ostacolarla. Posso dirlo? Il mio presidente, mamma ecco, mia. Sergio Mattarella. Che sergione, ragazzi, quanta stima da sempre. Questo ovviamente è il momento di rispolverare la maglietta Mattarella Rock. Penso che ecco, io spero che Mattarella possa acquistare la Roma. No, allora l'Alessio. No, vabbè, cioè, quantomeno una Roma più istituzionale, più diplomatica, per l'unione, per il patriottismo italiano. Pensate che. Pensate una contesa tra Mattarella e Friedkin per acquistare la Lazio. Sì, vabbè, intanto tuteliamo il nostro presidente cortesemente, anzi, ho visto che non ha più 35 anni, mettetelo da una parte, tranquillo. Parli pure, ma non lo fate esporre a nulla, per favore. Non lo fate staccare, diciamo. No, per carità, perché Dio lo preservi, mi sembra l'unico lucido in tutta questa situazione. Guarda, lasciamo perdere uno dei pochi veramente stimabili. Quindi hai fatto bene a riportare anche le parole di Sergione Mattarella, caro Riccardo. Buongiorno ragazzi, sono Fabio. Niente, volevo dirvi soltanto che ieri ho saputo che sarò padre per la seconda volta e sono strafelice, ma abbiamo deciso in questo periodo di non dire niente a nessuno, ma qualcuno devo dirlo. E quindi mi siete venuti in mente voi e niente, tutto qua ragazzi, la vita va avanti ragazzi. A chi ha mandato la foto del Prostamol, ti vogliamo bene. Devo dire che Fabio ha scelto un buon modo per non dirlo a nessuno, dirlo ad una radio che ascolta tutta Roma, per fortuna. Fabio, auguri intanto per la vostra seconda gravidanza, la seconda gravidanza di tua moglie, quindi il secondo bimbo o bimba che sarà, insomma la vita va avanti, questo è un giusto messaggio. La mia voce invece è morta, no, eccoci qua, è tornata. Che cosa c'è Mirko, che è successo, che hai visto? Non lo so intanto cosa ha visto, perfetto, no, dai, buono, buono core. Io vi farei vedere buono core, ragazzi. Ho sempre Alessio Nardo e Riccardo Cotumaccio con me, ragazzi, salutiamo anche chi ci ha inviato la foto del Prostamol, un nostro ascoltatore. Beh, che vende medicinali. Va bene, buongiorno. Meno, su Prostamol sei entusiasmato, Alessio, che è successo? Tutto... al nostro ascoltatore che diventerà ancora papà. Carino Fabio, tanti auguri a lui, auguri a chi, auguri no, auguri a tutti quanti in generale per il periodo, un abbraccio a chi è smart working e ci guarda da casa, un abbraccio a chi è che si lamenta per il lavoro, ehi tutti, tiro le orecchie, ho capito, ma dico, non è il momento di lamentarsi perché devi andare per forza al lavoro, c'è chi piange perché non può andarci, dimmi Ale. Ma se sarà una bambina, chiamarla quarantelena? Ma no. Io non ho parole, chiedo scusa a tutti. Senti, ti prego, gli attacchi in faccia, può attaccare in faccia con Skype? Come funziona? Non è possibile scherzare su queste cose. Fai qualcosa, ti prego.
Abbiamo chiuso Alessio, vabbè, è andata così ragazzi, scusate, è stato troppo, non abbiamo retto, era troppo per tutti questo. Un abbraccio veramente a voi che siete tantissimi e ci seguite sempre, vi ricordo anche a chi non l'avesse ancora fatto il 342-7912-362 per le vostre note audio. Tra l'altro, tra le tante ultime ore che scrollano qua, che passano sul crollo di Sky, ragazzi, di Sky TG24 con cui siamo iperconnessi, quale altro mestiere potrebbe fare Alessio Nardo oltre a quello che già fa? Nessuno. È tornato. Il non è vero, perché le lasagne te le fai per te. Che puoi fare lasagnaro? Te fai il mangiatore, ecco, di lasagne, non il lasagnaro. Scusa, cioè, 18 anni che lo conosco, ma avresti fatto messa già un quadratino. Un quadratino di lasagna. Niente. Lasagnaro ragazzi, fa lui. Appena torneremo alla normalità, state zitto. Sì. Sei proprio, guarda, faremo allo stadio appena ci si potrà tornare. Nardo bla bla bla, lo faccio io lo striscione. Guarda, chiamo la Digos, mi faccio dare il permesso e lo faccio entrare. Poi lo faccio tenere da Lorenzo De Santis tutto il tempo. Hai capito? Così. Anzi, facciamo uno stendardo, così lo tiene solo lui con Dumano, capito? Alzate, devo farmi mal di spalle proprio. Nardo bla bla bla. Sei veramente un chiacchierone. Dicevo, scusate ragazzi, una ultima ora invece importante dai tanti flash dai vari paesi è che sono arrivate in Italia mascherine e medici dalla Cina. Quindi non solo mascherine, ma anche i medici, perché evidentemente lì hanno, no, sono riusciti pian piano a far fronte a tutto questo e quindi si chiede anche il supporto, oltre perché numericamente servono sempre, in più forse immagino, per l'esperienza. Ma un argomento importante invece che volevamo trattare, vero Rick, e vengo da te, sono le fake news, che Comiso ci aveva avvertito qualche tempo fa. Fake news, questo dice. C'è sta troppe fake news qui, cioè giusto, c'ha ragione. Fa morire la coda di quel blobino. Questo lo dice. È un po' la Piero. Esatto, questo dice. Perché negli ultimi giorni sono state molte, cioè tantissime le fake news sul coronavirus, sì, circolate online, basate su cose sentite, dire da quello, dalla zia, dal cugino, su informazioni inventate. Poi soprattutto una cosa che condanno e non le aprite, non le condividete, sono le famose catene su WhatsApp, no? Sui social, sì, quelle, le classiche catene che te gira tu zia, che in quel, sì, momento sta magari dopo pranzo, ha finito di mangiare e te manda la catena. Io ci tengo a dirvi, intanto diffidiamo, perché una cosa che leggiamo su WhatsApp, può essere anche un altro social, chiaramente non è sempre vera soltanto perché è scritta e non è perché ce l'hanno inoltrata o condivisa, che per quel motivo non significa che sia vera. Mm-hmm. E poi da lì in poi va fatto anche uno step successivo, che magari noi che tentiamo di fare questo mestiere abbiamo il dovere di sottolineare e individuare la fonte, e poi capirne anche la affidabilità, costruire se possibile anche una sorta di mappa di fonti autorevoli e serie, perché è una cosa che in tanti non sono abituati a fare e lo capisco, però se si vuole sapere la verità e capire le cose è necessario capire anche quali siano poi i giornali o i siti più attendibili da questo punto di vista. Quando poi ricevete un messaggio è importante, perché spesso sono documenti che colpiscono, no? Sono messaggi forti che dicono bisogna stare a casa in questo modo, non bisogna uscire per quell'altro. In quel caso affidatevi alle fonti ufficiali, oggi fortunatamente i social, e sui social sono presenti i profili ufficiali del Ministero della Sanità, del Ministero degli Interni, del governo stesso, quindi danni e controllare, poi noi spesso critichiamo il mondo dei social, però grazie a loro controllare è diventato facilissimo, grazie alle fonti accessibili online. Poi se non gliela fate, se non si trovano informazioni se non gliela fate chiamate Cotumazzo, facciamo un numero verde, no, scusa, col Cotumazzo, no? Non mi permetterei mai, no, assolutamente, vabbè, però sarebbe utile anche in quei casi lì cliccate su Google la parola bufala e unendola alla notizia che magari, esatto, vi lascia qualche dubbio, perché in quel caso Google non vi dice per forza la verità, però ci sono dei siti come per esempio bufale.net che consiglio, che puntualmente quando esce una notizia un po' così contraddittoria, sono molto bravi e hanno modo di smentirla. In quel parla caso, di mozzarella questo sito, no? Perché sono interessato all'argomento, diciamo. Guarda, io pure ho una grandissima passione per le mozzarelle di bufala, ma purtroppo no, quando si questa volta parla di fake news. E noi poi dal canto nostro, poi chiaramente ci rendiamo disponibili, Valentina, io, te, Alessio, se qualcuno degli ascoltatori ha dei dubbi ci contatti e noi cercheremo dal nostro piccolo di smentire o comprovare la notizia. Secondo me è importante, perché poi si diffondono le voci di corridoio e finché su una notizia di cronaca
va bene tra virgolette, ma quando è poi su una tematica molto molto delicata come la salute è importante smentirla. Esatto, Riccardo. Detto questo, possiamo dire a tutti gli ascoltatori, a tutti gli italiani all'ascolto, no? Sì. Che stanno utilizzando l'argomento coronavirus per nascondere un imminente attacco alieno? Possiamo annunciare questa cosa qua? Ma chi è stanno? Chi è? Loro chi? No, chiedevo. Abbiamo studiato, abbiamo lavorato su questa pista, diciamo, negli ultimi ore. Io Cotumaccio, adesso Cotumaccio si sta nascondendo. Mi metti in mezzo? Io sto cercando di fare un discorso responsabile al paese e alla nazione. Tu mi metti in mezzo in cose che non mi appartengono. Va bene, chiedo scusa. Comunque ha appena parlato l'unico vero immortale, ragazzi. Grazie, posso dirlo sottovoce, tanto siamo tra noi, non no? Non si sente nessuno. Se Berlusconi sopravvive anche al coronavirus, diventa veramente il nuovo Wolverine. Ma Berlusconi starà bene. Scusa, non ho capito perché non dovrebbe stare bene. Sta in forma, sarà protetto da una parte, tranquillo. Io volevo sconfitto tutto. Volevo chiaramente, in maniera anche un po' ironica, collegarmi al discorso di Riccardo, perché poi in questi giorni senti tante persone, no? Leggi tanti post sui social di persone che dicono: stanno a utilizzare il coronavirus per nasconderci qualcosa di più grosso. Insomma, è una teoria un po' che va avanti da giorni, no? Che il coronavirus sia in realtà con qualcosa che deve distrarci. È un'invenzione degli americani per uccidere il mercato cinese. Esatto. Scusa, no. Prego. Diciamo che quando accadono cose di questo tipo, poi si sentono 2000 teorie bizzarre, grottesche. Appunto, io condivido, a parte gli scherzi, condivido l'appello di Riccardo. Mi raccomando, state sempre attenti a ciò che leggete, a ciò che trovate soprattutto sul web. Però io all'attacco alieno credo, attenzione. No, io ma perché? Perché gli alieni hanno visto dall'alto che la Lazio stava per vincere lo scudetto. Ecco. Ho detto fermi tutti. Sì. Tematica di primaria importanza per gli abitanti di un'altra galassia, suppongo. Sì, primario, fatto primario. No, ma io, guarda, fossi un alieno non metterei piede sul pianeta Terra così a naso. Ma manco se mi pagano, guarda, un grandissimo grandissimo caos. No, sono detto una nuova. Per carità. Immagina il T che dall'alto vede, capito, Immobile che segna tutte le partite, Lazio e vince seconda, prima in classifica, e T si fa qualche problema. Secondo me non alzerebbe più il dito indice T ad oggi. No? Io pagherei per sentire un'ipotetica telefonica tra E T e Piero Torri. Dai, per capire in quale telefonica comunicherebbero. Cioè, credo ne abbiano registrata una proprio per noi. Si sono sentiti qualche, era ieri forse. Che torri? Sì. Telefono. Ma no, a me questi che fanno i professori dall'altra parte mi fanno impazzire. A me non me ne frega proprio niente, guarda. Allora, Piero non era d'accordo, hanno un po' discusso, ragazzi. Hanno dovuto fermare il collegamento. È così andato. Parla come Ibrahimovic, Sì, che telefono di mia casa, penso te. No, con la differenza che Tino sputacchia come Ibrahimovic. Comunque ieri tra i tanti meme che girano, vabbè, che fa anche meno gol. Vabbè, non fa lo stesso ruolo, gioca in difesa, non è che non può segnare quanto Ibra. Tra le tante sciocchezze che girano, chiaramente anche da leggere e a ridere, ho letto questa: avete dato un milione al mese ai calciatori e 1300 euro a medici e ricercatori. Peraltro molti magari ci arrivassero a 1300 euro. Ora fatevi curare da Ronaldo, che non sarebbe neanche malissimo come idea. Ronaldo, che è rimasto a Madeira, credo non tornerà mai più, tra l'altro sarà in una camera iperbarica tipo Michael Jackson, dormirà non so in che ambiente per non essere contagiato da nulla, giustamente aggiungerei, visto che può. Beh, fa bene, poi recentemente anche la mamma era stata poco sì, bene, quindi sì, no, per quei casi assolutamente certo. Per discorsi di sicurezza è giusto che rimanga lì. C'è l'europeo, no, fra qualche mese, quindi deve anche conservarsi in buone condizioni, diciamo. Se lo fanno giocare, cioè non lui ma l'europeo chiaramente, non Ronaldo. Insomma, Ronaldo eventualmente giocherà, sì, ma va a capire quello che succederà. Comunque, ragazzi, l'UEFA deve riflettere fino al 17. Il 17 che giorno è? Perché mancano forse ancora 4 giorni. Martedì. Beh, a che fai? Non rifletti ancora fino a martedì? Cioè, ragazzi, dai, su, riflettiamoci su tutti quanti, tutti insieme. 1, 2, 3. L'UEFA non sta facendo una bella figura, io mi limito a dire questo, perché lo citavamo ieri l'esempio dell'NBA, no? Sì. Con solo un giocatore
trovato positivo l'NBA, che muove miliardi, ha scelto di bloccare tutto. La UEFA non capisco in virtù di quale ragionamento stia aspettando, anche perché, come abbiamo già accennato in apertura, anche Francia e Spagna si sono mosse per chiudere le scuole, per fare un esempio anche di, certo, di come il resto dell'Europa abbia capito la gravità. La UEFA sta un po' temporeggiando. A me dispiace che succeda questo, magari avranno le loro ragioni, stento a capirle. Ma io non le vedo proprio, cioè, in senso, sì, possiamo sforzandoci anche trovare delle ragioni, però sai, non sono proprio esattamente stimabili, come dire, Alessio. No, ma io non posso far altro che condividere, abbiamo parlato anche ieri. In questo momento è pazzia pensare di continuare a giocare a calcio. Adesso vedremo che cosa accadrà nel weekend a livello anche di calcio internazionale, di Premier League, di Liga, di Liga 1, Bundesliga. Ma secondo voi ha senso in questo momento giocare delle partite? Ma no, ha senso portare avanti delle competizioni con questo stato di emergenza che ormai si sta propagando in tutto il continente? Cioè, non ha veramente senso. Io continuo a pensare che sia pazzia. Io ieri quando ho visto Glasgow Rangers e Bayer Leverkusen scendere in campo a Glasgow con uno stadio pieno, io ho detto: ma in che mondo stanno vivendo? Mondo siamo, esatto, esattamente. No, non noi, in che mondo vivono loro? In che mondo stanno vivendo loro? Cioè, si stanno rendendo conto della situazione mondiale? Da quelli nel Regno Unito si stanno rendendo conto di quella che è la situazione, oppure vivono su un'altra galassia? Liverpool Atletico Madrid due giorni fa, piena con Anfield strapieno di gente. Io non so veramente, prima o poi se ne accorgeranno e prima o poi dovranno prendere anche loro dei provvedimenti importanti. Sulla UEFA, ripeto, è inutile parlare, perché ancora stanno lì a chiedersi, a domandarsi se fermare. La prossima settimana si dovrebbe giocare in teoria Juventus-Lione e la Juventus sta in quarantena. Ma come fai a pensare di andare avanti con la Champions League? Come fai a pensare una sciocchezza del genere? Come si fa soltanto a ipotizzare una sciocchezza del genere? Non lo so, tra l'altro Alessio, insomma, io credo che tra poco, a prescindere da quello che pensino, saranno fermate dai fatti, nel senso che poi qua anche i sospetti e invece quelli in maniera acclarata contagiati cominciano ad aumentare. Anche nell'Hannover, dopo Ubers, c'è stato un altro caso, Jannes Hornes ha risultato positivo al tampone, nell'Ester ci sono tre sospetti, Arteta è risultato positivo, lo dicevamo prima, da noi Gabbiadini e Rugani. Sono tutte poi cose che vanno a macchia d'olio, perché ognuna di queste persone è stata a contatto con mille altre, tra l'altro con tutte queste gare internazionali di commissioni ce ne sono tanti. Diego Costa facesse poco il simpatico e va in giro a sputacchiare, a parte che fai schifo, tanto per cominciare. Vabbè, ma lasciamo perdere, che poi l'educazione è un'altra storia. E poi non è il momento di scherzare o fare il deficiente su nulla. Anche intanto Francia è andato online in Inghilterra, poi ridiamo tra un po'. Voglio dire, io veramente. In Francia ci sono 2876 casi di contagio e 61 morti, tra l'altro 23 in più di ieri. Se non bastano le cifre per far capire alla UEFA che in questo momento sia giusto sospendere, a cosa dobbiamo e possiamo appellarci? Io però credo che martedì questa decisione verrà presa e ne sono sicuro. Certo è che prenderla martedì e non anticiparla a oggi o a ieri addirittura, questa resterà un po' la nostra perplessità. Cioè, la UEFA non passerà come istituzione saggia in termini di tempistiche, magari un domani quando ripercorreremo la cronologia degli eventi, e questo onestamente ci lascia un po' assurdo. Così basiti. È assurdo, sì. Comunque Ale, in tutto questo c'è anche questa stranezza, perché l'UEFA non ferma le coppe, però in realtà Juventus-Lione è stata rinviata, data da destinarsi. Ora poi bisognerà capire da qui al 17 cosa cambieranno questi 3-4 giorni, non lo so, sì, l'UEFA cosa deciderà, ma allora, è assurdo. Noi conosciamo perfettamente anche, no, la struttura delle competizioni europee, soprattutto la struttura di una competizione che poi a un certo punto si sviluppa attraverso una fase di eliminazione diretta. Cioè, tu non puoi andare avanti, perché se le partite non si giocano, tu non puoi andare avanti con le manifestazioni. Quindi anche da un punto di vista strettamente sportivo non ci sono le condizioni per poter andare avanti. Ieri si è giocato un turno di Europa League con due gare, Siviglia-Roma e Inter-Getafe, che non sono state disputate. E quando le recuperi queste partite, che soprattutto qui in Italia siamo in una situazione di emergenza totale e chissà quando si potrà tornare a parlare di calcio, quando le recuperi le gare degli ottavi di finale di andata di Europa League, quando la recuperi Juventus-Lione? Cioè, in questo momento è tutto sbagliato, non ha, anche da un punto di vista strettamente sportivo, non ha senso andare avanti. Sono competizioni virtuali, sono competizioni che in questo momento non hanno un senso calcistico. Quindi pensare veramente di portarle avanti è da pazzi scriteriati, oltre ovviamente all'emergenza sicurezza, che è la cosa più importante in questo momento, perché poi se continui a giocare, se continui a trasferire
no, masse di atleti da un paese all'altro, comunque il rischio del contagio rimane sempre molto alto. Cioè, qui non, ripeto, noi come Italia, anche per la grande emergenza che abbiamo avuto tra fine febbraio e inizio marzo, ci siamo resi conto della gravità della situazione, abbiamo preso come governo dei provvedimenti secondo me adeguati e giusti, e vedremo se ne saranno presi degli altri nei prossimi giorni. Nel resto d'Europa non si è ancora arrivati a questo tipo di consapevolezza, questo devo pensare, perché altrimenti o sono dei pazzi o semplicemente non hanno ancora capito del tutto l'emergenza che stiamo affrontando in questo momento. Però a livello mondiale mi fate fare veramente i complimenti ai romani e ai tanti cittadini italiani che in questi giorni stanno rimanendo fermamente a casa. Ieri Roma era vuota, vuota. Beh, ma non è scontato, Vale, perché purtroppo abbiamo visto delle cose assurde negli scorsi giorni. Abbiamo visto anche qui i treni pieni in momenti drammatici, le file fuori dai supermercati quando era assurdo e illogico farlo, nonché rischioso farlo. Fortunatamente gli italiani hanno capito che è giusto, Riccardo, in questo momento stare a casa. In questo momento c'è anche una chiara imposizione, eh? Cioè, in questo momento la gente c'ha anche paura di uscire, perché dice: caspita, se io esco e faccio anche, non lo so, 100 metri per buttare l'immondizia, magari mi trovano e mi fanno una multa. Cioè, in questo momento si sta creando anche una sorta di paura verso l'esterno, di paura di uscire di casa, altrimenti se mi beccano, se mi fermano. Però vabbè, mi piace pochi giorni fa, non c'è le regole, dai. Sì, no, ma assolutamente sì, è chiaro che la gente sta capendo la gravità della situazione, quindi sta collaborando. Io spero che possa durare, perché poi all'inizio siamo sempre tutti bravi, no? Con i buoni propositi a dire facciamo questo, restate a casa. Poi la situazione è molto delicata, perché ci stanno comunque, appunto, come dicevamo ieri, per un discorso di bene comune, di bene collettivo, stanno limitando la nostra libertà, cosa a cui non siamo abituati. Quindi io mi auguro, Riccardo, che la gente possa mantenere questo rigore e questa accuratezza anche nel rispetto delle regole nei prossimi giorni. Fatto su me tutt'altro che scontato, ma spero che sia davvero così. Detto questo, in questa fase ce lo stanno veramente dicendo in tutte le salse: state a casa. Ripeto, la gente in questo momento ha anche quasi timore a uscire, perché ha paura effettivamente di essere fermata magari da forze dell'ordine per qualsiasi motivo. Chiaro, chi va al lavoro deve andare al lavoro, come Vale stamattina, chi deve andare a fare la spesa deve andare a fare la spesa, però c'è anche paura in questo momento nel pensare di andare a fare una passeggiata, una semplice passeggiata, perché la gente dice: caspita, che cosa mi succede se esco e vado a fare una passeggiata? Se mi fermano, che mi fanno? Quindi in questo momento la gente è portata anche proprio naturalmente a restare dentro casa. Meno male, perché comunque è l'unica cosa che bisogna fare per cercare di arrestare tutto questo caos. Quindi qualsiasi sia il motivo, va benissimo, benissimo così. E poi ne sentiamo tante, insomma, di persone che già sono tendenti al nervosismo. Ragazzi, cercate di fare delle cose anche carine, utili, cercate di investire un pochino questo tempo. Capisco che non per tutti sia facile, magari anche un fatto di disabitudine, veramente a stare, no, fermi dentro casa. La costrizione di fondo non rende nulla piacevole nella vita, neanche la cosa, no, che fino all'altro ieri sembrava la più bella, quella di magari di riposare. Però bisogna farsi un pochino forza e trovare anche il modo di non so, insomma, di ottimizzare questo tempo e di farne tesoro. Per esempio, ieri, Riccardo, raccontiamo qualcosa di personale. Cosa ci raccontavi tu ieri? Io volevo segnalarvi una iniziativa personale che spero possiate accogliere un po' tutti voi, ovvero quella di ascoltare degli album musicali, però rilassanti, proprio sai, di quelli che tu ti metti le cuffie e stai lì e ti lasci trasportare, sì, nella serenità più totale. Oggi voglio consigliarne uno, magari vi piacerà anche a voi. Dopo li scriviamo sulla pagina, i consigli. Magari. Ieri anche Paolo mi ha dato un film e una ricetta, dopo facciamo l'angolo dei consigli per passare la giornata. Tanto ecco, mi piace questa cosa qua, vero? Anche perché in questi momenti, adesso dico una cosa che può sembrare banale, però la cultura può essere la chiave per non abbacchiarsi, no? A casa, in questi momenti qui. Allora, è un album, uno degli album meno conosciuti, secondo me, di Lucio Battisti, di cui ricordiamo tantissimi capolavori. È il suo nono album, del 74, quindi parliamo di tantissimi anni fa. A me piace perché ha delle musicalità sudamericane e difatti si chiama Anima Latina. Ed è molto bello perché lui l'ha concepito in un viaggio in America Latina e lì ha un po' maturato anche la volontà di scrivere questo lungo album, che ha diversi pezzi e tutti molto, molto colorati, ecco, vi dico questo, e soprattutto con questa chitarra dolce lui ti rilassa in una maniera che magari non fa in altri album dove lui è un pochino più ritmato. Però questo è molto bello e ve lo consiglio, veramente da ascoltare e riascoltare. Vedi? Riccardo, ecco. Ma io so che nel lontano 72
Sì. Lucio Battisti ha suonato a Pomezia con Richard Benson, vero? Ma, se vuoi te lo faccio confermare da Richard, che è qua vicino a me. Richard, puoi confermarci questa indiscrezione? Mi ricordo, stavamo a Pomezia, io e Lucio, gli dissi: ma perché non fai un viaggio in America Latina e scrivi un album dalle sonorità molto più dolci e delicate? Lucio mi disse: Richard, sono pronto ad accogliere questo tuo consiglio. E da lì in poi, di fatti, Lucio Battisti scelse di seguire i consigli di Richard Benson, confezionando questo album. E soprattutto diventando, grazie a Benson, il Lucio Battisti che conosciamo oggi. Ma che meraviglia, ragazzi! Guardate quanti aneddoti vi raccontiamo! Quanto è imperdibile questo spazio! Ma quante cose, no, potete ascoltare che nessuno avrebbe raccontato mai, perché abbiamo i protagonisti veri di queste faccende. Che bellezza! Ale, tu hai dei consigli per i nostri ascoltatori? Per caso? No, perfetto, no. È meraviglioso. Però dai, puoi darci anche una ricetta un giorno. Ieri Paolo mi ha dato una ricetta grassissima e un film, per esempio. Poi dopo vediamo cosa ci spara stamattina Paoletto. Guarda, che è sempre pieno di spunti. Sicuramente mi studio qualche cosa per i prossimi giorni, perché bravo, anche io voglio dare dei consigli. Mi sembra corretta come situazione. Tanto le giornate saranno diverse, insomma, a susseguirsi. Almeno le prossime due settimane le passeremo così, per cui ogni giorno alterniamo qualche piccolo consiglio che magari tra una cosa e l'altra, ma poi può essere una cosa di bricolage o non so, un gioco di ruolo da fare con tuo fratello, perché mai ci vivi insieme, quindi comunque siete quarantenati insieme, o qualcos'altro, insomma. Guarda, quelli non aspettarteli da me quei consigli, che sono un incapace sia a fare lavori casalinghi, sì, sia a giocare a carte, quindi io mi terrò sulla cultura, ma sulle cose manuali sto a pezzi. Va bene, sì, si narrano episodi, no, e momenti in cui hai cercato di tagliare una fetta di prosciutto e è quasi partita una falangetta, quindi le carte sono molto belle e divertenti, purtroppo non si può giocare a scopone. No. Però puoi fare dei solitari, Alessio. Sei a casa da solo. Ho capito. Mi nonna faceva solitario con mazzo di carte. Se non c'aveva un'amica per prendere il tè, non ho capito. Che cosa sbarrate gli occhi? Oh, io no, si può dire nulla qua con voi? No? In che senso? Che senso? No, beh, più che mai in questo momento, Alessio, può sottolinearla questa cosa qua. Non si perché può giocare a scopone, ma si va di solitario, no, Alessio? È per forza, mai come in questi giorni. D'altra parte, se non vivi con altre tre persone, ecco, è difficile, capito? È tutto molto bello, io vi amo molto. Vabbè, ragazzi. No. Potete anche riflettere e leggere serenamente un libro, comunque. Così appena tornate, oltre che grassi anche ciechi, non mi sembra un grandissimo affare. Beh, io ci sto provando. Ecco, meno male. Lascia per i libri, roba da frutti. No, vabbè, no, allora, no. Allora, Riccardo già c'ha due diottrie in tutto, che ne so, che vogliamo fare? No, ecco, per favore, preservati, caro piccolo Cotu. Ti state buono, per favore, che sei veramente pessimo. Sul piccolo artigiano ci sta benissimo il nostro Paolo Rocchetti. Paolo, buongiorno. Buongiorno Ale, buongiorno a tutti. Buongiorno a te, come stai? Ben svegliato. Tutto bene. Che fatto bello. Colazione e poi faremo una bella ricetta. Daremo una bella ricetta. Quest'oggi non è male, eh? Non è tanto leggera, però non è male. Paolo, ormai di leggero da te non mi aspetto più niente, te lo dico. Ecco, guarda, Cotumaccio si è limitato a dare un consiglio musicale. Oggi abbiamo deciso, da oggi, ragazzi, intanto lo dico insieme a Paolo in diretta, proprio così live. Da oggi saranno scanditi durante l'arco della giornata sulla nostra pagina Cato Cotunardo dei consigli vari ed eventuali per passare in tempo. È partito questa mattina il Cotu Consiglio Musicale, che è edito e pubblicato sulla nostra pagina online già da un quarto d'ora, con Lucio Battisti, un album del 74 che a lui piace molto, lo trova molto rilassante. Tra pochissimo carta e penna, ma lo troverete più tardi perché lo pubblicheremo tarda mattinata, il consiglio invece gastronomico di Rocchetti. Io credo che mi toccherà un po' di sport nel pomeriggio, se no con voi qua finisce veramente malissimo. Ci attrezzeremo dopo, caro Paolo. Comunque, Paolino, senti un po', ma prima di arrivare a dare dei consigli cicciottelli, no? Cosa si dice nel mondo dei procuratori, nel mondo dei dai facciamo il mercato per l'anno prossimo, nel mondo dell'organizzazione per l'anno prossimo, di tutte queste voci Fredkin, pallotta e Fredkin, saranno cifre diverse, sì, calcheranno cifre diverse. Cosa si dice dietro le quinte? Spoiler, c'è qualcosa di importante, su. È un po' tutto tace al momento, ecco. Che non sul fronte mercato ovviamente tutto tace, sul fronte pallotta Fredkin idem, perché la situazione è quella che è. Ieri avevo provato a scrivere al presidente Pallotta, mi ha chiesto solo come stavo e basta, quindi si è preoccupato di questo, non ha voluto dire altro sulla trattativa con Dan Fridkin, che al momento è ferma lì per quello che è successo, quindi si aspetta di ripartire in tutti i sensi. Questa è più o meno la
Immaginavo, ma tra l'altro, perdonami, ma ieri leggevo tra i vari siti, sai, insomma, c'è un po' di rassegna anche durante il giorno, chiaramente per capire cosa uscisse. Poi è uscita la notizia di Gabbiadini, quindi stavamo là a approfondire, capire se l'UEFA avrebbe preso delle decisioni. Invece no, vuole riflettere fino a martedì. Buona pace, beati a voi ottimisti. E leggevo tra una cosa e l'altra notizie sul calciomercato Spinazzola. Ora, a prescindere da Spinazzola, non è per Spinazzola in sé per sé, ma veramente si può parlare di calciomercato in questo momento, Paolo? Ti chiedo. No, assolutamente vale. Non si può parlare di mercato, non mi sembra proprio il momento con quello che sta succedendo e anche le squadre sono ferme, le società sono ferme in questo momento. Non si può fare una trattativa di mercato adesso, non è proprio il momento. Ecco. E, tornando all'attualità, ad esempio in Premier League questa mattina ci siamo svegliati, ieri sera andando a dormire con il caso Arteta, sì. Il manager dell'Arsenal, positivo anche Hudson-Odoi del Chelsea questa mattina, quindi si va verso uno stop anche della Premier League perché ancora non è arrivata l'ufficialità, però dovrebbe arrivare anche lo stop per la Premier League, giustissimo tra l'altro perché ne parlavamo ieri, mentre ieri sera si è giocata l'Europa League, clamorosamente si è giocata l'Europa League perché l'UEFA si è presa ancora qualche giorno per decidere, non so per quale motivo e su quali basi, però questo è. No, veramente non, in realtà non si capisce. È tutto assurdo, è un po' l'argomento che fa maggiormente dibattere in questi giorni. L'abbiamo detto, abbiamo fatto veramente una lista infinita di discipline, hanno chiuso tutti, l'NBA ha sospeso la stagione, l'MLS ha sospeso la stagione, l'hockey su ghiaccio ha sospeso la stagione, il baseball ha gli allenamenti sospesi in attesa di vedere cosa accadrà perché la stagione dovrebbe iniziare il 26 marzo, quindi da qua al 26 valuterà eventualmente se iniziare o no. L'NFL, che sappiamo si gioca in autunno, ha comunque intanto vietato gli spostamenti per gli sportivi, partite a porte chiuse per le leghe dilettantistiche, quelle universitarie, insomma chiude tutto nel mondo. La UEFA sta pensando, io la UEFA pensa. Gli serve una riunione alla UEFA, sì, okay. non lo so veramente, pensa, non lo so veramente, io alzo le mani perché poi insomma ne parlavamo anche ieri con Daniele, immagino ne parleremo anche tra pochi minuti sempre con lui, che l'argomento cardine rimane sempre veramente questo. Quello è la grandissima discrepanza, però insomma detto questo vedremo un po' quali pensieri farà. Nel frattempo praticamente i campionati chiuderanno credo tutti nel giro veramente di breve. Beh, credo di sì, ora bisognerà capire che succede, quanto tempo si resterà fermi. Intanto la Roma ha fatto ieri una lettera alla UEFA, ha inviato una lettera alla UEFA per sospendere tutte le competizioni, quindi una bella mossa da parte della Roma e mi sento di condividere perché è il momento di fare gesti del genere. Sì, no, assolutamente. Tra l'altro prima ancora che fosse comunicato che doveva pensarci fino al 17, ma in ogni caso già aveva scritto la Roma di fare qualcosa perché non è veramente il caso. Tra l'altro Roma che poi ha sospeso al momento gli allenamenti, c'è appuntamento forfettario il 15, poi vediamo cosa succede, giusto? Esatto, si ritrovano il 15 e poi si vede un pochino che succede, che decisioni verranno prese. Tra l'altro Paolo, in tutto questo leggevo anche comunque di affaticamenti e infortuni, diciamo che in questo momento non si gioca, se si fosse dovuto giocare non è neanche che ce la saremmo passata così bene, mi viene da dire. No, lo sapevamo, che qualcuno si era fermato proprio prima del match ipotetico con il Siviglia, ovvero Perotti e Under, quindi alla fine diciamo meglio così, magari verranno recuperati dei giocatori, chissà quando si riprenderà tutto, però forse non è nemmeno così male. No, nel frattempo sappiamo che sono state tanto aumentate le misure di sanificazione, di attenzione comunque anche nei centri sia sportivi sia per quanto riguarda gli uffici dell'Euro, con tanti dipendenti chiaramente anche lì in smart working e appunto questi allenamenti sospesi, quindi ora vedremo insomma quando poi e se veramente riprenderanno, anche perché tanti altri club che già avevano comunicato che si sarebbero fermati, anche perché fino a inizio aprile comunque non si giocherà in ogni caso, e in più con l'andare avanti di questi casi, insomma in casa Juventus ci sono oltre 120 persone fermate in maniera cautelativa per i contatti comunque con Rugani. L'Inter ora vedremo cosa farà. Ieri è uscita la notizia di Gabbiadini, comincia veramente ad allargarsi in maniera ingravescente. Macchia d'olio. Sì. Macchia d'olio. Diventa. Senti, parlando d'olio Paolo, andiamo alla leggerezza, consigliati se c'è una ricetta, va che mi sa che facciamo... Ok, bene. Sì, allora, sulla leggerezza, forza. Olio leggero, guanciale alle listarelle. Lo rosoliamo a fuoco basso. Ok, guanciale alle listarelle. Aspetta, no. Che ti devo seguire. Listarelle, lo rosoliamo. Ok.
a fuoco basso, Fuoco basso. Togliamo, e dentro quell'olio che si è formato, togliamo il guanciale, ci mettiamo i carciofi tagliati fini fini fini, li spadelliamo in quell'olio per 2 minuti, ok? Ok. Poi aggiungiamo acqua e un pochino d'acqua nella padella e lasciamo per 7-8 minuti cuocere a fuoco lento il carciofo fino a che non si ammorbidisce. Tu sei sicuro che vuoi aggiungere l'acqua sull'olio per far esplodere le cucine della gente, Paolo? Sei pericolosissimo. No, un pochino, mettiamo un coperchio così si cuoce il carciofo, se no non si cuoce così, capito? Ok. 7-8 minuti così, poi la metà li frulliamo di questi carciofi e li passiamo ovviamente perché poi rimangono tutti, no? Quei rimasugli, quindi va frullato e va fatta una crema. L'altra metà del carciofo intera la lasciamo, ok? Facciamo la pasta, io direi una mezza manica, okay. A 3/4 di cottura, mettiamo la pasta con la crema in padella, pecorino, pepe e poi aggiungiamo il guanciale croccante e mangiamo. Okay. Buon appetito. Madonna, quindi scusa, a metà cottura che dobbiamo aggiungere? Perché a metà cottura leviamo la pasta e la mettiamo in padella? Certo, certo, la mettiamo nella padella. Perfetto, con la crema di carciofi. Con la crema di carciofi, aggiungiamo del pecorino, del pepe nero e poi ci mettiamo il guanciale croccante. Vabbè, va bene. Quando ha finito chiaramente della sua cottura, perfetto. Vabbè, mi sa che è una cosa buona, Paolo, insomma, non è, se non facciamo esplodere la cucina, secondo me viene fuori buona buona, anche qua saranno tra le 6 e le 7500 calorie, però questo è il capito, il Paolo consiglio gastronomico, ecco, che tra poco troverete sulla nostra pagina. Molto bene. Consiglia qualche movimento fisico perché sì, sennò qui tra... Credo che nel pomeriggio consiglierò, esatto, un po' di attività fisica, ragazzi. Se ci riesco faccio pure un filmato, altrimenti descrivo semplicemente qualcosa da fare per oggi, perché se voi non fate altro che mangiare qua veramente mi fate una finaccia. Poi qua non è che potete anche andare in centrale a fare la fila, tutti a fare le analisi tra un pochino, che li oberate. Bisogna muoversi un poco alla volta, qua diventa veramente complicato. Vabbè. Bule zoom. Sì, oltre al bule zoom, ma quello, insomma, se i prodotti sono buoni, assolutamente, assolutamente no. Però diciamo che quantomeno è un po' pesantuccio, caro Paoletto, va bene. Consigliata da un mio amico chef. Amico chef, vabbè, quindi nel dubbio comunque noi ci fidiamo dell'amico. No, ma gusto, guarda, ti dico, c'ho l'acquolina in bocca, quindi non ho dubbi che sarà una cosa buonissima. Io ieri, mentre Cotumaccio continuava a ordinarsi pizza a stecca, che non fa altro che, per fortuna, almeno questi ragazzi che devono lavorare sono soddisfatti dagli introiti, perché già solamente che Cotu è in giro e tanti come lui, ordini su ordini. Tu che continui a ripeterci cose che ti trangugi e mangi con una ingordigia ma è rara, e io che avevo la zuppa di carote e un finocchio crudo. Posso dire che amprezza la zuppa di carote, Vale? Oh, ti giuro che era buona, però vabbè, voi non mi credete, faccio delle cose buonissime in realtà, solamente che non sono così ugne come le vostre. Oggi mi mangio tutto, ieri... mamma mia, oh, che fastidio. Ieri non mi andava granché di fare niente, quindi sapevo una cosa basica, però faccio delle cose anche molto molto carine, anche molto saporite, però sapide al punto giusto, ma molto magre. Però vabbè ragazzi, qua voi esagerate, una miglia di mezzo tra me e voi forse ogni tanto, ma non lo so, ne parleremo. Vabbè. Comunque vi darò dei consigli anche per allenarvi un po', magari li prenderete prima o poi, forse, forse no, ma sai, Alessio mi si fila proprio, te non lo so, pure Cotumaccio. Ecco, detto, ma... Non lo so, guarda, non so, ci sta presto pure lui oggi. Comunque, vabbè, Paolo, comunque abbiamo deciso così, invece di fare i picchetti, visto che in questo momento non si possono fare, e quei pochi che si possono fare un po' ci sfastidiano, perché siamo un po' in contestazione con questo fatto che la gente continui a giocare, giusto? Quindi non saremo complici, noi diamo solamente dei consigli per passare il tempo in maniera carina, divertente, sana o goduriosa, a seconda dei casi, perché tutto serve, quindi serve anche la gola, quindi grazie Paolo per questa ricetta gustosa, serve la musica, servirà altro, per cui sulla nostra pagina tutti i giorni troverete dei bei consigli. Shabu. Ecco, che almeno ci facciamo anche una risata, caro il mio Paolino. Molto bene. Assolutamente sì. Sono molto contenta.